Siamo con il giocatore che ha chiuso definitivamente il match, Galafate della città di Anzio, una gara che per come si era messa insomma sembrava molto tranquilla, molto serena, poi però forse avete calato decisamente le energie, Ligos è ritornata prepotentemente in partita, tu come hai visto questa gara? Ma la gara è stata combattuta fino alla fine, all'inizio sembrava dava tutto bene, 5-0 fino quasi alla fine del primo tempo, forse il 5-0 ci ha un po' appagati, ma su sport bisogna tenere la concentrazione fino alla fine, infatti abbiamo chiuso la partita solo a pochi istanti al termine della gara. Importante successo anche per tenere il passo della capolista, voi che obiettivi avete quest'anno? Ma l'obiettivo nostro inizio stagione era la salvezza, noi ce la giochiamo partita dopo partita, pensando sempre una partita alla volta. E poi vediamo, raggiunta la salvezza ci poniamo altri obiettivi. Siamo con Abate, il numero 10 dell'Eagles, una gara che avete iniziato in maniera pessima, poi però si è vista una grande forza di squadra, una grande voglia di reagire, tante occasioni create, questo fa capire come evidentemente bisogna lavorare soprattutto sulla testa più che sul resto, tu sei d'accordo? Sì, purtroppo succede troppo spesso questi 5 minuti di blackout dove gli avversari li sfruttano appieno e subiamo quei 2-3 gol che poi ci fanno iniziare una rimonta, però non possiamo sempre rincorrere perché poi arriviamo agli ultimi minuti con poca lucidità, creiamo ma non concretizziamo. Dobbiamo migliorare l'approccio, la reazione della squadra è molto buona perché stiamo finendo quasi tutte le partite nella metà campo avversaria, però non possiamo subire questi 2-3 gol perché ci tagliano completamente le gambe e le energie. Vedendo giocare la vostra squadra ritengo veramente incredibile la vostra classifica, giocate comunque alla pari anche con la terza forza del campionato, non arrivano punti, questo comunque in ogni caso deve cercare di dare una ulteriore spinta a migliorarsi perché comunque le qualità ci sono, tu sei d'accordo? Sì, è un momento difficile che solo una grande squadra può superare. Purtroppo, ripeto, sia la sfortuna sia questi blackout che ci abbiamo non monetizziamo poi a fine gara. Però se continuiamo così io sono sicuro che prima o poi arriveranno i punti, arriveranno le vittorie e arriverà quello che ci spetta perché facciamo sacrifici, lottiamo, fatichiamo durante la settimana e raggiungeremo i nostri obiettivi.